La tradizione femminile del volley è rinata ad Arezzo con il Saione Pallavolo, storica sigla aretina, Mirko Morelli, Claudio Zingherini. Allora, in pochi mesi siete riusciti a creare un bel movimento? Sì, ci siamo messi d'impegno per cercare di risollevare le sorti della società che stava un po' andando alla deriva. Siamo concentrati sull'obiettivo che è quello di recuperare tutti i gruppi, di avere maggior numero di atlete possibile per cercare di dare anche una continuità in futuro. Ecco, vediamo già dei bei numeri. Sì, i numeri sono veramente importanti, siamo molto soddisfatti perché le iscrizioni sono arrivate in massa, molte ragazze anche di altre società sono volute venire al Saione, questo non succedeva da tanti anni, quindi come potete vedere in palestra insomma ci sono tantissime ragazze, altri gruppi si alleneranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quindi avanti così, le iscrizioni sono sempre aperte per chi volesse venire a provare, le porte sono straaperte. I progetti quali sono? I progetti sono quelli di completare tutti i campionati del settore giovanile e femminile, la seconda divisione femminile e cercare di creare degli atleti futuri che possano dare una continuità alla società e, perché no, magari anche darci qualche soddisfazione. Poi c'è una prima squadra. Sì, c'è la prima squadra che attualmente disputa il campionato di seconda divisione. Noi confidiamo che quest'anno la prima squadra acceda ai playoff e magari ci regali la ciliegina della torta della promozione, perché il movimento a questo punto ha bisogno di una prima squadra in categoria superiore.